In una fosissima mattinata di agosto, Pietro mi telefona in preda all'ansia. Mi chiede aiuto. Questa volta vuole lui qualcosa da me. Vuole firmare le dimissioni dalla clinica di recupero. Vuole che vada a prenderlo. E io vado. Forse non avrei dovuto, perché non sono un familiare. Non avrei alcun diritto. Ma ormai il rapporto con Pietro è fuori controllo. Fa caldissimo. Pietro mi fa recuperare la valigia da un infermiere. Entriamo in auto. Pietro è stremato, ma non abbattuto. Però non l'ho mai visto così agitato. Ha una strana forma di ira. È sudato, teso nella sua t-shirt blu. Invece contro la clinica, contro le urla degli altri pazienti e contro gli psicofarmaci. Vuole tornare a casa.